tutti e benvenuti alla classifica dei segni più fortunati per questa settimana che va dall'1 al 7 di novembre. Lo Scorpione trionfa in questa settimana perché nel segno dello Scorpione ci stanno il Sole, ovviamente, dato che è il suo compleanno in questo periodo, Marte, che è un pianeta che rende lo Scorpione tutti i segni d'acqua molto sexy, e ci sarà in questa settimana anche la Luna nuova, ovviamente nel segno dello Scorpione. Con la fine della settimana anche Mercurio entra in Scorpione mentre Venere passerà in Capricorno. In 12esima posizione c'è il Toro. Sei scivolato qua in fondo alla classifica per colpa di Marte in opposizione e della Luna nuova che ti guarda storto, ed entrambi ti renderanno intrattabile come Salvini dopo le comunali. Che nessuno osi dirti che cosa devi fare e che a nessuno venga in mente dirti di stare calmo, perché tu calmo non ci vuoi stare. 11esimo posto per la Vergine. Sono state in effetti un po' cattivella, cara Vergine, a metterti qua sul fondo della classifica, ma sappi che l'ho fatto per te, perché c'è da combattere duramente questa sensazione di essere attraente, interessante, affascinante come uno che parla soltanto delle malattie dei suoi gatti ipocondriaci. È ora di darti da fare, scendere là sotto a conquistare il mondo, vestirti a modino anche se in realtà ti senti a tuo agio solo con la tuta. Al decimo posto c'è il Capricorno. La strada per riconquistare una condizione di tolleranza e addirittura oserei dire di tiepida simpatia verso il resto del mondo è davvero più breve di quanto tu non pensi. Già lo vedo, da questa settimana è tornata la sicurezza in te stesso e quella sensazione di chi ha sempre sulla punta della lingua un "ma lei non sa chi sono io", insomma tutto nella norma. Al nono posto c'è il Cancro. Il tuo cervello è un po' ancora come se fosse indifferita rispetto al resto del mondo e probabilmente questa settimana non sarà ricordata come una di quelle in cui hai avuto delle uscite geniali con il capo. Quantomeno sotto le coperte ricominci a dire la tua, anche se nessuno te l'avesse chiesta. Hai decisamente un sacco di calore arretrato da recuperare. Ottavo posto per l'Acquario. Concentrati ancora sul lavoro per questa settimana, caro Acquario, perché lì sei assolutamente imbattibile, soprattutto quanto a idee geniali decisamente fuori dagli schemi. Ma con Marte in quadratura potresti decisamente avere da ridire contro chi si dimostra un pochino titubante e dubbioso verso le tue stranezze. Tutta quella capacità di accettare le critiche senza giudicare apparteneva alla settimana scorsa. Adesso sei pronto ad inanellare epiteti decisamente poco carini. Al settimo posto c'è il Leone. La combinazione dei pianeti rispetto al tuo segno zodiacale questa settimana è alquanto bizzarra, soprattutto conoscendoti. Per capirci, ti vedremo preferire le ballerine ai tacchi a spillo, oppure una serata libro e divano piuttosto che una serata birra con gli amici. Sarai decisamente tutto coccole e niente provocazioni ammiccanti, non ti si riconosce più. Al sesto posto ci sono i Gemelli. La vostra attività intellettuale sarà decisamente fuori controllo, cari Gemelli. Emozioni e sentimenti non vi interessano più della situazione meteorologica a Bogotà mentre voi siete a Milano Rogoredo. Anche col partner vi interessa fare soltanto texting, ma di uscite a due vere e proprie non se ne parla nemmeno. Al quinto posto ci sono i Pesci. La tecnica di sfuggire per attrarre è la più vecchia del mondo, ma voi non siete mai riusciti ad utilizzarla consapevolmente. Questa settimana vi capiterà di farla vostra pur non mettendovi d'impegno. Venere a sfavore infatti vi rende insofferenti a qualsiasi genere di coccola anche soltanto preannunciata, mentre Marte vi dona la sensualità di chi è irraggiungibile e quindi irresistibile. Al quarto posto c'è l'Ariete. A parte il fatto che non hai davvero niente di intelligente da dire, direi che le cose stanno migliorando parecchio e molto velocemente, Ariete. I tuoi nervi si distendono come ricci sotto la piastra e a te viene addirittura voglia di pomiciare con il partner, ricominciando con una certa cautela, un po' come dai primi appuntamenti al cinema. Pur non intenzionalmente, ma sei quasi romantico. Al terzo posto c'è il Sagittario. Mamma mia, quanta emotività, Sagittario, anzi quasi quasi ti penti di tutte quelle volte che parlando troppo velocemente sei stato in effetti un po' scortesemente fuori luogo. Adesso sei così sensibile che ti vengono i lacrimoni anche quando il partner ti fa semplicemente notare che hai un po' di dentifricio sul labbro. Bisogna proprio prendersi cura di te. Secondo posto per la Bilancia. Sei la persona più giusta per le situazioni difficili, praticamente un'ambasciatrice di pace che riesce a mettere tranquillità sia nei battibecchi familiari sia nelle faide d'ufficio. Sei così saggia che ti si consulta addirittura prima di mandare un WhatsApp al fidanzato. Hai la soluzione sempre perfetta e soprattutto hai il modo giusto per farcela digerire. Il mondo ha davvero bisogno di una come te. E al primo posto questa settimana lo Scorpione. Ti senti come Angelina Jolie sul red carpet a Roma, strafiga anche se vestita come il pollo nella stagnola.
oppure come Lady Gaga nella pubblicità del Dom Perignon. Insomma, Scorpione, questa settimana per meno di una passerella o di una cena a base di champagne non ti alzi nemmeno dal divano. Chiaro? Ci vediamo la prossima settimana, ciao!